si presenta bene. Di inserimento della questa nuova struttura all'interno del panorama cittadino. Prego, senatore. Grazie innanzitutto anche da parte mia. Io riparto esattamente dal testimone che mi ha lasciato Danilo Gerotto, raccontando un po' meglio come RFI, come il gruppo Ferrovie è arrivato a questo progetto. È indubbio che il motore di questa iniziativa è sicuramente, lo abbiamo detto finora, è sicuramente l'iniziativa, lo sviluppo, la pianificazione dell'ambito urbano, quindi la pianificazione territoriale urbana che vedete ben rappresentata in questa slide. Ci sono i due ambiti, due macroambiti di sviluppo, lato Mestre e lato Marghera, che sono incorniciati da un accordo di programma del 2019 che è stato sottoscritto prevalentemente tra il gruppo Ferrovie e l'amministrazione comunale. In questo accordo è stato instillato, diciamo, il primo seme di questa iniziativa, introducendo un impegno che il gruppo Ferrovie RFI ha accettato di sviluppare l'idea che l'amministrazione comunale aveva, cioè quella di interconnettere le due parti della città, Mestre e Marghera, attraverso la famosa piastra di collegamento, e che questa diventasse l'elemento di ricucitura di tutti questi piani urbanistici di sviluppo a potenziamento dell'Acris. Ma vediamo invece come si è passati da un'iniziativa di collegamento urbano tra le due parti della città a come RFI e il gruppo Ferrovie hanno invece pensato di potenziare, cioè che questo diventasse anche un potenziamento vero e proprio della stazione. E questo ve lo spiego attraverso la descrizione del processo che ci ha accompagnato in questo anno in una fase molto preliminare di progettazione. Quindi i contenuti che affrontiamo in questa illustrazione sono molto più embrionali rispetto a quelli di un progetto ad uno stato avanzato come quello dell'ingegner Marini che avete sentito prima. Riparto da questa slide per raccontare come RFI, con una metodologia che negli ultimi anni si sta dando, arriva a capire che criticità sono rappresentate diciamo, da una stazione, in una stazione, e che potenzialità e opportunità invece ci sono. Questo perché da qualche anno esiste ormai una strategia, una politica di sviluppo, di potenziamento delle stazioni, dichiarate anche nell'aggiornamento del piano industriale che da qualche giorno è stato illustrato dalla nostra holding, diciamo, oramai a tutti gli enti, questa politica di sviluppo delle stazioni ha incrociato, come dicevo, l'esigenza dell'amministrazione comunale di sviluppare e di potenziare il quartiere di stazione. Quindi la metodologia che RFI si è data è conoscere come si comporta l'organismo di stazione attraverso questi dati che Danilo Gerotto ha anticipato prima. Vedete che la stazione di Mestre già nel 2017 aveva 15 milioni e mezzo di passeggeri l'anno, con un trend di crescita che già noi avevamo ipotizzato, che potesse crescere fino al 2030 fino a circa 20 milioni di passeggeri. Questa crescita si conferma perché già nel 2019, quindi l'ultimo dato attendibile prima del Covid, è cresciuta già di un milione e qualcosa circa l'anno. Questo, l'assessore diceva, è sicuramente la stazione tra le prime 10, non è forse la settima e la nona, però è anche vero che in quelle prime posizioni sono tutte molto schiacciate e a parte Roma Termini e Milano Centrale, le altre sono davvero intorno ai 20 milioni di passeggeri l'anno. E con questi numeri, quindi si classifica sicuramente come una delle stazioni più frequentate d'Italia. Questa carta d'identità della stazione testimonia, diceva prima Danilo, come i viaggiatori accedono alla stazione, che tipo di viaggiatori sono. Sono viaggiatori, dei giorni feriali, operativi, sono viaggiatori che viaggiano per lavoro o per studio, quindi non sono assolutamente dei turisti. E come accedono? Accedono prevalentemente a piedi, ma anche con il trasporto pubblico. Anche con auto e in qualche caso, forse anche in questo caso, anche con il cosiddetto kiss and ride con auto accompagnata, diciamo. Cosa fa poi? Completo dicendo che il traffico ferroviario di una stazione come Mestre è di circa 500 km al giorno, anche questo è previsto in crescita. In questa
slide vedete rappresentata com'è l'accessibilità attorno a Mestre, lo dicevamo, alla stazione di Mestre. Attorno in un chilometro di distanza dalla stazione intercettiamo il 20-25% della popolazione sia di Mestre sia di Marghera. Quindi questo testimonia anche numericamente il potenziale che ha la stazione di cui parlava Danilo Giusto. Cosa fa RFI per capire di che cosa ha bisogno una stazione come Mestre? Fa una proiezione, la proiezione di cui parlavo prima. Nei prossimi 10-15 anni ci si aspetta che il numero di passeggeri l'anno cresca fino a 20-21 milioni l'anno. Sicuramente grazie alla crescita dell'offerta ferroviaria, alla crescita demografica, anche sicuramente alla crescita del turismo, che in questo caso è abbastanza rilevante, quindi ci si aspetta di avere un 35% di viaggiatori in più rispetto al dato di riferimento 2017-2019. Abbiamo quindi visto sullo stato attuale e in proiezione per la crescita fino al 2030 come lo stato di salute della stazione. Ora, Mestre credo che la conosciate tutti, non è uno stato di salute buono per Mestre. Mestre ha degli spazi ridotti per il numero di viaggiatori che ha tutti i giorni. E abbiamo fatto delle simulazioni, nonostante siamo in una fase molto preliminare di progettazione, ci siamo affidati anche in questo caso all'ingegneria. Abbiamo quindi verificato gli spazi connettivi attuali nel corpo di fabbrica della stazione, abbiamo verificato con un numero di passeggeri, diciamo, tarato sull'ora, addirittura sul quarto d'ora di picco giornaliero, che livello di servizio hanno questi spazi di circolazione di attesa. Il livello di servizio già con la domanda attuale è bassissimo, è uno dei, è nel gradino quasi inferiore della graduatoria che vedete rappresentata in alto a destra. Facendo una proiezione addirittura al 2030 raggiungiamo un livello minimo, di fatto è un livello di servizio inadeguato, insoddisfacente. Abbiamo quindi ragionato invece in proposizione, diciamo, e abbiamo verificato, volendo avere un livello di servizio standard, comodo, medio, un livello C, abbiamo verificato di quanti metri quadri la stazione, semplicemente come spazi di circolazione di attesa, dovesse aver bisogno. Abbiamo ottenuto circa 1500 metri quadri. Quindi la stazione ha bisogno di più spazio, è anche significativo. Stesso discorso l'abbiamo fatto per gli spazi di attesa, posti a sedere. In stazione a Mestre non c'è una vera e propria sala d'attesa e non ci sono neanche delle sedute negli spazi chiusi. Ci sono prevalentemente delle sedute lungo i marciapiedi. Abbiamo quindi ottenuto, con la stessa logica, che sono necessari circa 500 metri quadri di ulteriore spazio per l'attesa. Abbiamo poi, siamo andati a misurare come sono le connessioni in banchina. Abbiamo, oltre ad avere un osservatorio di mercato che dà quei numeri che vedete, abbiamo fatto anche delle campagne di misurazione degli ingressi che confermano di fatto che nell'ora di picco ci sono, e la mattina, ci sono circa 3.500 utenti tra entrata e uscita nei vari punti che vedete qui rappresentati, li conoscete meglio di me. Sul lato Mestre ci sono 3 punti di accesso alla stazione, 2 nel corpo del fabbricato dei viaggiatori e 1 in corrispondenza del sottopasso ciclopedonale. Lato Marghera c'è un unico, per ora, punto di accesso alla stazione, che corrisponde al sottopasso. In questo flussogramma vedete che il sottopasso centrale di stazione rappresenta davvero l'unico vero collegamento tra Mestre e Marghera. Di fatto non si accede, non si usa soltanto come accesso alla stazione, ma anche come vero e proprio collegamento tra le due parti della città, da cui la necessità oramai, nella consapevolezza di tutti, che era necessario realizzare un ulteriore attraversamento tra le due parti. Misurando con lo stesso metodo anche i livelli di servizio dei due sottopassi esistenti, considerando che sicuramente il sottopasso centrale è quello maggiormente utilizzato, sicuramente come entrata, abbiamo visto che i livelli di servizio delle scale e dei sottopassi è altrettanto inadeguato, quindi non soltanto gli spazi di accesso, il fabbricato viaggiatori è inadeguato alla domanda attuale e futura, ma anche gli attraversamenti e le scale sono inadeguati al flusso che già oggi abbiamo e che ci aspettiamo sia in crescita nei prossimi anni. Quindi siamo arrivati alla consapevolezza che non soltanto per la città e per i cittadini è importante creare una connessione tra le due parti della città, ma anche per RFI, per la stazione, è necessario aumentare gli spazi. Quindi è necessario aumentare lo spazio sia di attesa, sia di accesso, sia di connessione. Più spazi e più attraversamenti.
Quindi siamo arrivati a dire che la nuova piastra di stazione di la nuova piastra di collegamento tra le due parti della città doveva essere anche una piastra di stazione, cioè un altro attraversamento che doveva avere delle ulteriori scale mobili, ascensori sulle banchine ferroviarie. Presi questi elementi, diciamo, sia di pianificazione urbana e territoriale, sia ferroviaria, che vedete ben rappresentati in questa slide, abbiamo provato davvero, come si fa in uno studio di fattibilità iniziale, abbiamo provato a immaginare dove era possibile, qual era la posizione ideale per collocare questo attraversamento. Oltre agli ambiti, diciamo, ai poli attrattori che sono cerchiati in quest'area, no? I poli attrattori nella parte di Città di Mestre con le direttrici principali pedonali soprattutto, i poli attrattori lato Marghera rappresentati prevalentemente dal nuovo ambito di sviluppo Ulloa e le direttrici, altrettante direttrici pedonali lato Marghera. Abbiamo anche poi rappresentato invece il sistema ferroviario, per qualche ferroviario che è in sala è facile intuire subito che il posizionamento e lo stazionamento dei treni sia regionali sia lunga percorrenza danno una indicazione di come si potrebbe comportare il nuovo attraversamento posto nelle varie sezioni delle banchine. E aggiungo questo dicendo che sebbene con un colpo d'occhio la posizione alla fine prescelta, che è quella che vedete, ormai avete visto anche nelle comunicazioni che sono girate anche sui media, che è questa, sull'estremo ovest, nonostante questa possa sembrare come una posizione sbilanciata dal punto di vista della normale sosta dei treni, rappresenta, e nella scelta questo è stato preponderante, rappresenta anche un'opportunità in termini di realizzabilità di quest'opera, perché vi assicuro che realizzare un'opera di scavalco su una stazione con questo traffico ferroviario, con questo servizio passeggeri, non è semplice. È necessario realizzare una struttura di scavalco che poggia con delle fondazioni sulle banchine ferroviarie e non potendo interrompere, lo si può fare, però in questo caso non è la scelta da percorrere, interrompere la stazione per anni non potendo ricorrere a questa soluzione, è necessario l'opportunità di segregare una parte marginale dei marciapiedi si è rilevata davvero come un'opportunità per noi. Quindi veniamo a rappresentare un po' meglio la soluzione progettuale che siamo arrivati a definire. È una soluzione progettuale di un'opera che è di fatto una L, che assolve a queste due macro esigenze, le esigenze urbane di connessione e le esigenze ferroviarie di aumento di spazi e di potenziamento della stazione. In particolare questa L è rappresentata dalla cosiddetta piastra di connessione di scavalco della stazione, vi dico già qualche dimensione, 100 metri di lunghezza per 30-35 metri di larghezza, e l'altro ramo della L, una sopraelevazione del fabbricato viaggiatori proprio ad aumentare gli spazi, di cui abbiamo parlato prima, di dimensioni abbastanza simili a quelle precedenti, 140 metri di lunghezza per 35 metri di larghezza. E gli obiettivi del progetto sono quelli che abbiamo appena detto, una riconnessione urbana, un potenziamento della stazione sia in termini di accessibilità sia di intermodalità, è stato detto prima, lo vedremo un po' meglio, e sostenibilità ambientale degli spazi urbani e ferroviari. Con questa vista a volo d'uccello vediamo come si inserisce la nostra opera, la nostra L, all'interno della città già pensata, sviluppata, quindi vedete già gli ambiti di sviluppo sul fronte Mestre con le torri che sostituiscono le edifici esposte prevalentemente e lo sviluppo invece da Dini, che è stato già citato prima, lato Marghera. Vediamo rappresentate le dimensioni che vi ho citato prima, vado un po' veloce. Ecco, veniamo a descrivere un po' meglio queste due macro esigenze ferroviarie miste a urbane a cui assolve questo progetto. La prima esigenza è quella di migliorare l'accessibilità urbana e di stazione e aumentare l'interscambio, l'intermodalità, è stato citato prima. Quest'opera, questa L, consente, grazie anche alle riqualificazioni degli ambiti esterni alla stazione, il fronte della viabilità lato Mestre e il fronte opposto, il nuovo fronte di stazione lato Marghera, consentono di migliorare l'accessibilità alla stazione urbana, ma anche inserire
spazi adeguati per l'intermodalità, per l'interscambio. Vediamo quali sono gli interscambi. L'accessibilità pedonale in primis, abbiamo detto che porta la maggior parte dei viaggiatori in stazione, ma anche l'accessibilità ciclabile. Vedete rappresentata la ricucitura dei percorsi ciclabili che ci sono già oggi esistenti o in progetto in città. Quindi sul fronte Mestre realizziamo una continuità ciclabile. Delle soste di interscambio, quindi per kiss and ride, per bici elettriche, per car sharing, per auto elettriche. Lo stesso dicasi sul fronte di Marghera, dove tutto questo avviene nel nuovo terminal che è stato citato prima all'interno dello sviluppo Ulloa. Da ultimo, ma non meno importante, anzi da privilegiare, l'interscambio con il TPL. L'interscambio con il TPL avviene lato Mestre sull'estremo, diciamo a nord-est, attraverso il piazzale Fabretti, che sarà riorganizzato e che prevedrà comunque la conferma di un attestamento bus nonché di tram, diciamo, esistente. Invece sul fronte Marghera l'interscambio con i bus avviene sempre nel cosiddetto terminal che si sviluppa all'interno del quartiere Salini, attraverso l'inserimento di stalli bus per lunga percorrenza, per il turismo, ma anche attraverso una sosta dedicata che stiamo condividendo con l'amministrazione comunale nell'ambito dello sviluppo del PUMS, che oramai è in fase, credo, di consolidamento, e che prevede anche lungo la via al Viale della Libertà una sosta di TPL pubblico, diciamo urbano e extraurbano. E grazie all'ulteriore accesso che verrà realizzato in questo punto si consentirà anche un interscambio nella direzione opposta, quindi non soltanto nel terminal all'interno dello sviluppo Ulloa, ma anche lungo la viabilità. Vedete rappresentato come cambia il fronte di stazione e quali accessi e in che modo vengono razionalizzati gli accessi alla stazione. Quindi non risulterà più tutto concentrato all'interno di un unico ambito, oltre al sottopasso ciclopedonale, non verranno resi più razionali, diciamo, gli accessi alla stazione. Ce n'è uno principale, corrispondenza del centro del fabbricato dei viaggiatori, uno marginale, sul lato opposto, questo a conferma della connessione che verrà garantita nel progetto, una connessione ampia, pedonale, richiesta già nell'accordo di programma tra la stazione stessa e il piazzale Fabretti. Poi un terzo accesso, che è un accesso urbano, ma che come vedrete consentirà anche di poter accedere dal piano più uno alla stazione. Vedete qui rappresentati con colorazioni diverse, lo cominciamo a descrivere un po' meglio, il percorso urbano verde, che è la fascia estrema ovest della piastra di collegamento e che ha quindi un accesso sia lato Marghera sia lato Mestre, nonché l'accesso di cui parlavo prima dalla viabilità, e il colore giallo che invece rappresenta il vero e proprio ambito di stazione potenziato. Cominciamo a vedere qualche illustrazione, qualche render di come viene il progetto, lo vedevate già rappresentato prima nella presentazione dell'assessore. Di fatto la soluzione di progetto prevede la sopraelevazione del fabbricato viaggiatori attraverso una struttura in carpenteria metallica poggiata su pilastri in CA che consentono, data la loro scansione, di preservare la struttura del fabbricato viaggiatori esistente, ad eccezione di una porzione che è quella più a est, a due piani già oggi, che deve essere necessariamente demolita e ricostruita perché è interferente con questo nuovo piano, che risulta anche aggettante rispetto al fabbricato stesso. Questa struttura risulta imponente allo stesso tempo, ma altrettanto leggera, in quanto risulta, grazie anche all'illuminazione che viene inserita in progetto, come sospesa sopra al fabbricato viaggiatori stesso, che invece risulta arretrato rispetto alle facciate. Completo dicendo che questa struttura esterna, che fa da esoscheletro in questo nuovo volume a livello superiore, è poi tamponato, diciamo, da strutture vetrate continue che rappresentano la copertura e la fasciatura interna del fabbricato stesso, del volume stesso. Faccio un rimando alla sostenibilità ambientale, perché l'utilizzo di vetrate a copertura di questo volume è anche uno degli elementi che caratterizzano il progetto dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Anche noi, lo vedrete citato prima, abbiamo in questo progetto avviato un percorso di
certificazione con due protocolli ambientali internazionali che sono l'Envision e il LEED. E attraverso soluzioni progettuali di questo tipo, che permettono in questo caso per esempio l'illuminazione naturale favorita rispetto al ricorso, a soluzioni diciamo a illuminazione forzata, consentono di avere un punteggio molto significativo in termini di sostenibilità ambientale. Questa è una vista al lato Mestre del nuovo accesso alla struttura di collegamento. Ecco, la realizzazione di nuovi volumi di stazione e urbani si devono necessariamente completare con la riqualificazione e il riordino, lo dicevo prima, degli spazi esterni alla stazione, sia lato Mestre sia lato Matera. Quindi vediamo che lato Mestre verrà riqualificata e razionalizzato anche lo spazio oggi destinato alla pedonalità e alla viabilità, attraverso la realizzazione di una pista ciclabile, la razionalizzazione del marciapiede stesso e un ampio spazio di collegamento tra la stazione stessa e il terminale Favretti di pari a circa 5-6 metri, come richiesto, ripeto, nell'accordo di programma. Allo stesso modo deve essere riqualificato anche l'ambito esterno lato Marghera. Quindi il sottopasso beneficia del potenziamento della stazione e verrà anch'esso riqualificato, e il nuovo fronte in particolare, che oggi vedete rappresentato nella foto in alto, verrà migliorato attraverso la realizzazione di un altro vero e proprio fronte di stazione integrato con l'esistente, nonché l'inserimento di servizi intermodali anche su questo lato e su questo fronte. Semplicemente a conferma di quello che abbiamo detto, il fronte esterno di stazione lato Marghera viene poi corredato dagli elementi che sono già oggi inseriti, l'intermodalità che sono già oggi inseriti nel progetto di Savigny. Veniamo invece alla seconda esigenza a cui risponde il nostro progetto, cioè l'aumento degli spazi. Sinteticamente vi racconto come si passa da uno stato di fatto, che è quello in alto, allo stato di progetto. Per cui già a piano terra si respira, si ottiene un respiro maggiore degli spazi esistenti a parità di dimensioni. In questo modo noi garantiremo un ampio spazio connettivo sul fronte strada di accesso e un arretramento dei servizi primari di stazione ferroviari che vengono garantiti e mantenuti a piano terra, invece sulla fascia più prospiciente il primo marciapiede. Sempre una simulazione. Sistema degli accessi. Invece a livello più 1, anche in questo caso, la razionalizzazione degli spazi prevede questo, che sulla piastra di collegamento la fascia esterna lato ovest venga dedicata al collegamento urbano vero e proprio, quindi pedonale e ciclabile, la fascia invece esterna lato est venga dedicata alla connessione di stazione e ad ospitare le discese in banchina, gli ascensori, le scale, la fascia intermedia, che è quella vedete rappresentata con colori diversi, è invece dedicata ad ospitare i cosiddetti servizi secondari di stazione. Noi siamo arrivati a dire che la stazione non ha bisogno soltanto di spazi connettivi, ma anche di servizi. Questa è la strategia che RFI vuole attuare nel suo piano integrato di stazioni, cioè riempire le stazioni e dotarle anche di servizi, servizi secondari, quali possono essere il bar, la cafetteria, la farmacia, negozi di immediato consumo. Questa scansione si completa anche sul primo piano del fabbricato viaggiatori, quindi in blu vedete rappresentato anche in questo caso il connettivo che ospita le scale di discesa a piano terra che fungono anche da accesso, completano anche gli ascensori, e sui due margini opposti, lato nord e lato sud, ospitiamo degli spazi per i servizi secondari ai viaggiatori. Sistema di accesso, in giallo la permeabilità ciclopedonale, in rosso il sistema di accesso alla stazione. Da ultimo, il piano più 2 diciamo, è destinato ad ospitare una terrazza verde. È una terrazza sul fabbricato viaggiatori percorribile, caratterizzata anche dall'inserimento di opera verde per un migliore inserimento paesaggistico, ma anche un accompagnamento diciamo, del percorso di viaggiatori più di comfort, mentre sulla piastra il sistema è coperto da un sistema di lastre semitrasparenti che saranno destinate ad ospitare anche degli elementi di fotovoltaico. Quindi riprendendo il tema che citava prima l'assessore, in questo caso l'inserimento
diciamo, di fonti rinnovabili ricorrendo all'uso del fotovoltaico è un vestito tagliato su misura di questo progetto. Questo progetto offre una copertura che di per sé deve essere una copertura del transito dei viaggiatori e dei cittadini, ma è anche una naturale base per l'inserimento di pannelli fotovoltaici. Qualche vista che rappresentano gli inserimenti, dei fotoinserimenti degli opere in progetto, questo in particolare è la vista dell'attacco lato Marghera, la vista dal quartiere Salini. Completo dicendo che anche la parte più ferroviaria dei marciapiedi sarà riqualificata grazie al fatto che viene potenziata e riqualificata la stazione. Un'ulteriore vista, completiamo dicendo che abbiamo previsto degli elementi, degli spazi aggettanti sulla piazza di collegamento che offrono ulteriori spazi per servizi o urbani o al viaggiatore. Una vista dalle banchine, la copertura di cui vi dicevo. Completo dicendo che gli elementi progettuali a corredo di quest'opera, quali il verde, l'illuminazione, il fotovoltaico, le coperture, sono elementi che, come dicevo prima, portano a rendere questo progetto ulteriormente sostenibile dal punto di vista ambientale. I protocolli LEED e Envision, già oggi da dei pre-assessment che abbiamo fatto sul progetto di fattibilità tecnico-economica, portano a classificare questo progetto già ad un livello Gold. Platinum è il livello superiore, quindi già Gold è un ottimo risultato. Le prossime fasi, ci apprestiamo oggi ad avviare il progetto definitivo e il primo degli elementi da sviluppare e da approfondire lo stiamo già facendo sia con il comune sia con i progettisti del quartiere Salini e la cantierizzazione. Al momento, dati gli spazi, diciamo, esigui, siamo comunque in centro città per realizzare quest'opera che comunque ha il suo impatto, già oggi prevediamo di poter accedere, di poter costruire questa stazione attraverso un unico punto di accesso, un unico punto di cantierizzazione, sfruttando anche il cantiere che è in atto ad opera di Salini. Quindi pensiamo di procedere per fasi, partendo da sud, progredendo verso nord e completando le opere con la sopraelevazione del fabbricato viaggiatori. Questa fasizzazione fattibile, diciamo, impone una cadenza temporale per cui non si può al momento ipotizzare e confermare la possibilità di attivare per fasi una parte di stazione. Lavoreremo nei prossimi mesi per capire se ci sono gli spazi e i margini per aggredire il cantiere da più parti in modo da contenere i tempi e possibilmente attivare una fase funzionale. Tempi e costi non mi sono tirata indietro io, quindi ho rappresentato un'ipotesi di macro tempistica. Siamo anche ad un livello molto iniziale del progetto, quindi prevediamo di poter avviare nei prossimi 24 mesi di avviare la progettazione esecutiva e il cantiere, quindi con una forma di appalto integrato, e la durata realizzativa compresa il progetto esecutivo dovrebbe essere di circa 35 mesi. Dalla pianificazione attuale non si riesce a realizzare l'opera entro il 2026, quindi si sfora il 2027. D'altra parte il finanziamento di quest'opera non è garantita dal PNRR, per cui il 2026 è sempre un elemento temporale associato al PNRR. Si può confermare però che la pianificazione di questo investimento è inserito nel contratto di programma tra RFI e il Ministero ed è pianificato negli anni che vi ho raccontato. Il valore delle opere è di 65 milioni di euro, a conferma del numero che citava prima Danilo Gerotto, che porta invece il costo a vita intera, cioè il finanziamento necessario, a circa 75-80 milioni di euro. Io, se avete ancora due minuti, completo con il video, che invece è un elemento meno tecnico e più emozionale, ma se qualcuno non l'ha visto è piacevole.
Grazie e ringrazio Gianni.